Direi che in questo momento tante cose sono state dette, è il momento però di iniziare anche a capirle, no? E questo governo sta lavorando un po' contro i cittadini e contro i cittadini più fragili. È il momento invece di dar voce ai più fragili, agli ultimi, perché si potrà anche continuare a dire che la ricchezza sta crescendo, ammesso che sia vero e ammesso che il PIL sia l'unico indicatore che misura la ricchezza e il benessere, io non ne sono affatto certa, ma se anche il PIL cresce, come i dati sembrano dire, se non cresce per tutti, se non stiamo tutti meglio, vuol dire che in realtà le disuguaglianze aumentano e quindi in realtà stiamo tutti peggio. Forse è il momento di rendersi conto di questo.